storia antica, quella dell'Alaskan Malamut, tanto da essere difficile da raccontare. Storia che si perde nelle pieghe del passato remoto, perché questo cane non è invenzione umana, ma creatura di madre natura. I suoi antenati sono remoti e già loro erano Alaskan Malamut. Le civiltà eschimesi o pre-eschimesi hanno un passato che affonda le sue radici nella notte dei tempi, 50.000 anni fa e in Alaskan circa 10.000 anni avanti Cristo. Popolazioni provenienti dal nord del Giappone e dal nord della Cina, in ripetute migrazioni, si insediarono nel corso dei millenni sulle vastissime estensioni di ghiaccio dall'Alaskan alla Groenlandia, adattandosi al clima rigidissimo. Al tempo delle prime migrazioni attraverso lo stretto di Bering, il lembo di terraferma che unisce il continente asiatico a quello americano, le popolazioni siberiane portarono con loro cani che erano di taglia notevolmente ridotta rispetto a quelli delle razze nordiche presenti in quelle lontane regioni. Per queste popolazioni, costrette a strappare il minimo indispensabile per sopravvivere a una natura dura e inospitale, il cane divenne un indispensabile compagno di vita, un fondamentale alleato nella quotidiana lotta per la sopravvivenza. Un ruolo di primo piano che il cane nordico si guadagnò sul campo, soprattutto dopo la costruzione delle prime slitte, grazie alle quali gli abitanti di quelle terre desolate videro allargarsi i propri orizzonti. Nel corso dei secoli, la taglia dei cani primitivi andò progressivamente aumentando per due fondamentali motivi. Innanzitutto per l'introduzione del lupo, con incroci occasionali. In secondo luogo, per l'evoluzione biologico-climatiche. Oltre a diventare più grandi e massicci, infatti, questi cani del Grande Nord si adattarono all'ambiente attraverso una spietata selezione naturale che privilegiava i soggetti più forti e resistenti. Tutti gli eschimesi nutrivano un profondo rispetto per i loro cani, ma le tribù dei Malamute, oggi chiamati Malamut, si distinguevano per l'attenzione e la tenerezza con cui li trattavano. Oggi come ieri, l'Inuit e la sua muta formano un'unità indissolubile. Senza la forza, il coraggio e la tenacia del suo amico a quattro zampe, l'uomo è in balia dello sconfinato silenzio bianco, vulnerabile e solo. È da questa perfetta intesa fra uomo e animale, dunque, che è nato l'Alaskan Malamut. Dotato di una straordinaria capacità di adattamento, l'Alaskan Malamut ha saputo infatti voltare le spalle alle gelide distese ghiacciate e ambientarsi nelle nostre città soffocate dal cemento, perché per lui l'unica condizione irrinunciabile per vivere felice è la vicinanza del compagno umano. Il riconoscimento di razza dell'Alaskan Malamut giunse nel 1935, anno in cui fu fondato l'Alaskan Malamut Club of America. Il periodo di registrazione originario per l'AKC fu molto breve, ma abbastanza lungo da permettere ad un numero ragionevole di cani registrati di fornire una base sulla quale la razza poté crescere e svilupparsi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molti cani da slitta furono destinati agli obblighi di guerra. Dopo la guerra, molti di questi cani furono impiegati verso l'Antartico. Essi servirono la patria e poi, in seguito, a decisioni burocratiche, furono incatenati ad un banco di ghiaccio e uccisi con una carica esplosiva. Questa operazione riuscì quasi a causare un ammutinamento fra gli uomini della marina coinvolti. Successivamente al tragico evento, l'AKC constatò che la razza aveva a stento Malamut registrati per garantirne la sopravvivenza. Venne quindi riaperta la registrazione AKC, ma su presupposti molto più selettivi. Concludendo, citiamo quanto detto da Natalie Norris, una delle prime appassionate di Alaskan Malamut e una delle più note concorrenti femminili nel settore cani da slitta. La razza Malamut è troppo bella e particolare per permettersi di rischiare di mutare le caratteristiche che secoli di adattabilità all'ambiente hanno prodotto. Dovremmo allevare non solo validi Malamut, ma validi esemplari dal punto di vista fisico come quelli trovati originariamente in Alaska. Non si tratta di allevare un Malamut migliore, ma di allevare un cane valido quanto l'Alaskan Malamut. Il Malamut è un cane fiero, indipendente, austero, un animale che ha conservato intatto l'antico orgoglio. Un cane del passato arrivato al presente rimanendo sempre uguale a se stesso.
Molte razze hanno subito periodi di imbastardimento che ne hanno modificato tanto la morfologia quanto il carattere. L'Alaskan Malamute c'è passato ai tempi della Gold Rush, quando l'unica cosa importante era di avere cani che corressero sempre, tirando pesi sempre maggiori. Per conseguire l'obiettivo si tentarono gli incroci più disparati, per poi scoprire che i migliori erano i cani di sempre, gli Husky, i Malamute, i groenlandesi. Restituire agli Alaskan Malamute l'antica purezza fu meno difficile di quanto si possa immaginare. Il loro carattere e le loro peculiarità sono profondamente dominanti e sono bastate poche generazioni perché quanto di straniero c'era nel sangue venisse rigettato come quei relitti che il mare abbandona sulle spiagge. Solo di un retaggio l'Alaskan Malamute conserva le tracce. La storia lo vuole infatti non solo discendente dal lupo, ma anche spesso reincrociato con esso per forgiare la tempra, fissarne l'indomito coraggio. Di queste usanze polari, per cui la femmina in calore veniva legata a un palo lontano dall'accampamento affinché fosse coperta dai maschi dei lupi e al tempo stesso non potesse fuggire con loro, narra anche Jack London. E infatti l'Alaskan Malamute è forse il cane che del lupo ha più il carattere. Il Malamute del lupo ha molto, la fame vorace di cui sa che non si può sprecare nemmeno un boccone, l'indole pigra perché non si possono disperdere le forze, quell'andare caracollante che fa risparmiare energie, il carattere indipendente perché un lupo può contare solo su se stesso. L'Alaskan Malamute ama o non ama, e quando non ama, a chi gli sta a fianco regala solo indifferenza, dispensandola quasi fosse comunque un privilegio. Questi cani possono lavorare con l'uomo, mai per lui. Da pari a pari, compagni di avventura, al massimo riconoscendogli l'autorità di capobranco. È importante per questo stabilire subito un rapporto di supremazia nei confronti del cane, sino a quando è cucciolo. Il Malamute riconosce l'autorità del capo, ma deve essere un'autorità meritata, ottenuta dimostrandogli equilibrio, saggezza, forza d'animo, equità, coraggio. Non subirà mai un'imposizione, non accetterà mai la coercizione se si cercherà di far leva sulla sua paura. È uno schema mentale che non gli appartiene. Per inculcarglielo bisogna distruggere l'Alaskan Malamute che c'è in lui. E poiché ciascuno di questi cani è se stesso fino in fondo, per cambiarli bisogna demolirli psicologicamente fino a trasformarli in qualcos'altro, a patto di riuscirci e senza che il tutto abbia senso alcuno. L'Alaskan Malamute è un cane di cui è difficile parlare, non si riesce ad inserirlo e a catturarne l'essenza del carattere in una pagina di giornale. Solo vivendoci quotidianamente, dopo qualche tempo, capirete e apprezzerete fino in fondo le sue grandi doti caratteriali, oltre a quelle estetiche. Il nostro è un cane forte e deciso, ed estremamente intelligente, ma soprattutto dotato di un istinto fuori del comune paragonabile a quello del lupo. Non potevano che essere queste le caratteristiche di un cane selezionato da tribù nomadi dell'Alaska, Malemute, in condizioni ambientali a dir poco proibitive, freddo, gelo e fatica. La selezione naturale e quella esercitata dall'uomo hanno contribuito a creare un cane dal carattere senza uguali, forte, potente e resistente, ma dolce e affettuoso al tempo stesso. Altro aspetto interessante e peculiare del carattere del Malamute è che esso vi considera come un elemento del suo branco, perciò sarà compito vostro fargli capire chi è il capo, a chi deve obbedienza. Si badi, obbedienza, mai sottomissione incondizionata. Il Malamute mantiene sempre la sua indipendenza e autonomia. Tale atteggiamento trova radici nel fatto che quando il Masher, conduttore di slitta, nelle immense distese glaciali perdeva l'orientamento, lasciava al primo cane della muta, chiamato leader, di ricondurlo all'accampamento. In tale circostanze l'uomo non comandava il cane, bensì collaborava con esso. Questa è la chiave per avere una serena ed armoniosa convivenza. Complicità è l'unica ferrea regola oltre al reciproco rispetto. Siamo noi a decidere le regole del gioco, poi il cane si muove rispettandole ma con una sua autonomia. Abbiamo già detto, parlando del carattere dell'Alaskan Malamute, che esso è un compagno ideale per la vita quotidiana. Non dobbiamo però mai dimenticare che questa razza è stata selezionata come cane da traino, perciò dobbiamo sempre tenere presente questa sua caratteristica. Infatti, sarà capitato a molti di noi assistere ad una partenza di una gara di sled dog.
I cani piangono e scalpitano fino a quando il masher, cioè il conduttore di slitta, non pronuncia la fatidica parola hike, cioè via. I cani allora si lanciano in una corsa sfrenata seguendo un supito istinto atavico. Gli altri comandi che il masher dovrà pronunciare sono easy, per rallentare, ghi, per girare a destra, ho, per girare a sinistra ed infine woa, per fermare la slitta. È importante sottolineare che ogni comando è dato solo con la voce e che perciò il cane è libero di comportarsi come meglio riterrà opportuno, non essendovi alcun tipo di costrizione. È quindi compito del masher gestire il buon andamento del team, assegnando a ciascun cane un ruolo specifico all'interno del gruppo, ruolo determinato sia dalle caratteristiche fisiche che psicologiche del cane. Possiamo quindi affermare che ogni cane che fa parte del team è come un figlio per il masher, il quale conosce perfettamente ogni sua caratteristica fisica e psicologica, riuscendo così ad ottenere da ognuno la prestazione migliore. Vi assicuriamo infatti che è una sensazione incredibile quella che si prova ad essere trainati da un team, magari di 10 Malamute, che lavorano insieme in armonia quasi all'unisono. Poiché l'Alaskan Malamute sa dare il meglio di sé trainando con grande potenza, riteniamo che questo sia molto importante lavorare insieme al proprio cane, perché altrimenti non potremmo mai capirlo ed apprezzarlo fino in fondo per quello che è in realtà, e cioè uno splendido, fiero, potente cane da lavoro. L'Alaskan Malamute, uno dei più antichi cani da slitta artici, è un cane possente, di solida costruzione, con torace ampio e profondo, e tronco forte e di buona muscolatura. Il Malamute in stazione sta ben ritto sugli arti, e questa posizione, postura, dà l'impressione di grande attività e portamento fiero, con testa alta e occhi attenti, che esprimono interesse e curiosità. La testa è larga, le orecchie sono triangolari ed erette quando il cane è in attenzione. Il muso non è appuntito, ma lungo, ma neppure tozzo. Il mantello è spesso, con pelliccia di guardia di pelo ruvido di lunguzione sufficiente a coprire un sottopelo lanoso. I Malamute sono di diversi colori. Le marcature sulla parte frontale della testa, caratteristica peculiare della razza, consistono in un cappuccio sopra la testa, con il muso o tutto bianco o segnato da una barra o da una maschera. La coda, ben ricoperta da una folta pelliccia, è portata al di sopra del dorso e ha l'aspetto di un pennacchio ondeggiante. Il Malamute deve essere un cane di robusta ossatura, con arti solidi, buoni piedi, torace ampio e spalle possenti, ed avere tutti gli altri attributi fisici necessari per un'efficiente esecuzione del proprio lavoro. L'andatura deve essere stabile, ben bilanciata, totalmente efficiente, senza dare l'impressione di sforzo. Il Malamute non va inteso come cane da slitta, da corsa, destinato a competere in prove di velocità, ma è strutturato ai fini della forza e della resistenza, e qualunque caratteristica di un singolo esemplare, incluso il temperamento, che interferisce con la realizzazione di tale obiettivo, è da considerarsi come il più grave difetto. L'Alaskan Malamute è un cane affettuoso, amichevole, non il cane di un solo padrone. È un compagno leale, devoto, gioioso quando sollecitato, ma che generalmente colpisce per il suo atteggiamento dignitoso una volta raggiunta la maturità. La testa è larga e ben sviluppata in profondità, non grossolana né mal costruita, ma proporzionata alla taglia del soggetto. L'espressione è dolce ed indica una natura affettuosa. Occhi. Posti obliquamente rispetto al cranio, sono di color marrone a mandorla e di grandezza media. Gli occhi azzurri sono un difetto da squalifica. Orecchie. Di grandezza media, ma piccole in rapporto alla testa. Le orecchie sono di forma triangolare e leggermente arrotondate in punta. Sono ben separate sui bordi estremi posteriori del cranio, con l'angolo superiore dell'occhio, così da dare l'impressione, quando sono erette, di svettare dal cranio. Le orecchie erette puntano leggermente in avanti, ma quando il cane è al lavoro, le orecchie sono talvolta ripiegate contro il cranio. Le orecchie attaccate alte sono un difetto. Cranio. Largo e moderatamente arrotondato tra un orecchio e l'altro, si restringe e si appiattisce gradualmente nella parte superiore man mano che si avvicina agli occhi, arrotondandosi verso le guance che sono moderatamente piatte.
C'è un leggero solco tra gli occhi, la linea superiore del cranio e quella del muso, congiungendosi, formano una lieve depressione verso il basso rispetto alla linea retta. Muso. Grande e voluminoso rispetto alle dimensioni del cranio, diminuisce lievemente in ampiezza e profondità dall'inserimento con il cranio fino al tartufo. Per tutti i colori del mantello, ad eccezione del rosso, la pigmentazione del tartufo, delle labbra e della cerchiatura delle palpebre è nera. La pigmentazione marrone è ammessa nei cani rossi. Il naso da neve con striature più chiare è accettabile. Le labbra sono ben aderenti. Mascella inferiore e superiore. Larga, con denti grandi. Gli incisivi si incontrano con chiusura a forbice. Enognatismo e prognatismo sono difetti. Collo, forte e moderatamente arcuato. Torace, ben sviluppato. Tronco, di dimensione compatta ma non corto e tozzo. Dorso, rettilineo e leggermente discendente verso le anche. Reni, solidi e dotati di buona muscolatura. Un rene lungo che potrebbe indebolire il dorso è un difetto. Coda, inserita in posizione intermedia, segue la linea della spina dorsale all'attaccatura. Quando il cane è a riposo, la coda è portata al di sopra del dorso. Non è una coda a gancio o arricciata strettamente sulla groppa, né ha il pelo corto come una coda di volpe. La coda del Malamute è ben dotata di pelliccia e ha l'aspetto di un pennacchio ondeggiante. Spalle. Moderatamente inclinate, arti anteriori dotati di ossatura e muscolatura robusta e, visti frontalmente, diritti fino ai metacarpi. Metacarpi. Corti, forti e leggermente discesi quando visti di lato. Piedi. Del tipo a racchetta da neve, saldi, larghi, con cuscinetti plantari ben dotati di carne e sviluppati che conferiscono un aspetto solido e compatto. I piedi sono grandi, le dita ben strette ed arcuate. Fra le dita cresce pelo. Gli arti posteriori sono larghi e dotati di muscolatura pesante su tutta la coscia. Le ginocchia e le articolazioni del garretto sono moderatamente flesse e quest'ultime ben angolate. Viste da dietro, le zampe posteriori non troppo strette né troppo larghe. Gli speroni sulle zampe posteriori sono indesiderati e debbono essere rimossi subito dopo la nascita dei cuccioli. Andatura. L'andatura del Malamute è costante, bilanciata e potente. Il Malamute è agile per la sua taglia e costruzione. Visti da lato, gli arti posteriori mostrano una forte spinta da dietro che viene trasmessa agli arti anteriori attraverso reni ben dotati di muscoli. Gli anteriori ricevono la spinta dal posteriore con una falcata determinata ed agevole. Visti dal davanti o dal retro, gli arti si muovono ben allineati, senza stringere né allargare eccessivamente. Al trotto veloce, i piedi vengono verso la linea centrale del tronco. Un'andatura da trampoliere o qualunque andatura che non sia completamente efficiente e priva di sforzo deve essere penalizzata. Pelliccia. Il Malamute ha un pelo di guardia spesso e ruvido, ma è lungo e morbido. Il sottopelo è denso, alto da 2,5 cm a 5 cm, oleoso e lanoso. Il pelo di guardia è di lunghezza variabile così come il sottopelo. Il mantello varia da lunghezza relativa ad una media lungo il tronco, aumentando di lunghezza intorno alle spalle e al collo, lungo il dorso, sopra la groppa, sulla parte posteriore delle cosce e sulla coda. Il Malamute viene esposto al naturale. La spuntatura del pelo non è accettabile, ad eccezione di quella che serve a dare un aspetto pulito ai piedi. I colori accettati variano dal grigio chiaro attraverso sfumature intermedie fino al nero, al marrone focato e attraverso sfumature di marrone focato al rosso. Combinazioni di colore sono accettabili nel sottopelo, sul muso, le orecchie, le zampe, la coda e le frange. L'unico colore omogeneo ammesso è il bianco totale. Il bianco è sempre il colore predominante sulla parte inferiore del tronco, parte delle zampe e del muso. Una fiamma bianca sulla parte anteriore della testa e sul collo e sul collare o una macchia sulla nuca sono accettabili. Il mantello del Malamute a colori irregolari o a chiazze non uniformi che si estendono lungo il corpo è indesiderato. Taglia, proporzioni, sostanza. Esiste una naturale variazione di taglia nella razza. Le misure di taglia e peso desiderabili sono
Maschi, altezza 63 cm e mezzo alla spalla, garrese, peso 38 kg e mezzo. Femmine, altezza 58 cm e mezzo alla spalla, garrese, peso 34 kg. Tuttavia, qualsiasi considerazione sulla taglia non dovrebbe sovrastare quelle sul tipo, le proporzioni, il movimento e gli attributi funzionali. Nel caso in cui i due cani siano giudicati equivalenti per tipo, proporzioni e movimento, sarà da preferire il cane che maggiormente si avvicina alle misure di taglia desiderabili. La profondità del torace è approssimativamente la metà dell'altezza del cane alla spalla, con il punto più basso situato appena dietro agli arti anteriori. La lunghezza del corpo dalla testa dell'omero alla protuberanza ischiatica è maggiore dell'altezza del corpo da terra alla sommità del garrese. Il corpo non ha peso in eccesso e l'ossatura è proporzionata alla taglia. Nel giudicare gli Alaskan Malamute la loro funzione di cani da slitta per carichi pesanti nell'Artico deve avere la prevalenza su ogni altra considerazione. Il grado di penalizzazione del cane dovrà dipendere dalla misura in cui esso si discosta dalla descrizione del Malamute ideale e dalla misura in cui il difetto specifico incide praticamente sulla capacità del cane. Le zampe del Malamute devono suggerire una forza non usuale ed una tremenda potenza propulsiva. Qualsiasi segno di debolezza nelle zampe e nei piedi, anteriormente o posteriormente, da fermo o da movimento, deve essere considerata un difetto grave. Secondo le presenti norme, costituiscono difetto i piedi piatti rivolti all'esterno, i garretti vaccini, i metacarpi rotti, le spalle diritte, la mancanza di angolazione, l'andatura da trampoliere o qualsiasi andatura che sia equilibrata, forte e costante, la vacuità, la pesantezza, l'ossatura leggera e le proporzioni di insieme carenti. Difetti. Qualsiasi scostamento dai suddetti punti dovrà essere considerato come difetto e la gravità con cui il difetto andrà penalizzato dovrà essere esattamente rapportata al suo grado. Difetti eliminatori, occhi azzurri e blu. I maschi dovranno avere due testicoli apparentemente normali, completamente discesi nello scroto. Allevare è sempre stata la mia passione e già da bambino sognavo di dedicarmi a questa attività. Solo 18 anni fa questo si è potuto avverare. La scelta della razza è stato un amore a prima vista. L'Alaskan Malamute è un cane che mi ha sempre affascinato per le sue caratteristiche di cane primitivo. Con tanti sacrifici mi sono dedicato per migliorare e creare una mia linea di sangue che potesse essere apprezzata in tutto il mondo. L'obiettivo era ambizioso, ma quando c'è la volontà e la serietà, i risultati si ottengono sempre. Dopo alcuni anni di lavoro di selezione sono arrivate le prime soddisfazioni con Red e Axel del Biagio, campione italiano, internazionale, poi con il suo figlio Royal Star del Biagio, campione italiano e europeo, 3 titoli mondiali, e con Day Star del Biagio, tipico esemplare della razza che ha vinto il Best in Show al raduno delle razze nordiche tenutosi il 27 gennaio 2002 a Milano. Sakunik e Ryder del Biagio, quest'ultimo vincitore del Best in Show, l'Europea di Vienna nel 1999, ed ancora Monfever, Miss Pris e tanti altri mi hanno permesso di arrivare ad Active ed Elis del Biagio. Active è un soggetto che rispecchia i miei sforzi come allevatore, il carattere dolce ed affettuoso, la linea imponente ma non pesante, un movimento sciolto ed elegante al tempo stesso, hanno fatto di Active un ottimo esemplare riconosciuto da tantissimi giudici di tutto il mondo.